Lavori in corso lungo le strade di Rocca San Giovanni. In molti, alzando gli occhi al cielo, hanno ringraziato pensando si trattasse del rifacimento tanto atteso di arterie colabrodo, disseminate di buche e lesioni, ormai sovrastate da una vegetazione fitta e rigogliosa. Si tratta invece della fibra ottica, la banda ultralarga che progressivamente si sta sviluppando in tutti i comuni d'Abruzzo, grandi e piccini. La fibra ottica è molto più rapida di quella tradizionale in rame, fino a 200 mega, e per adesso è destinata ad uffici comunali, enti e scuole del comune. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di allargarla successivamente a tutte le utenze. I lavori termineranno entro un paio di settimane, a conclusione di un piano telematico cofinanziato dall'Unione Europea con fondi FSC. Il Comune ha stipulato per la realizzazione del progetto una convenzione con Infratel Italia. La linea, già presente a Fossacesi, è stata così collegata al comune di Rocca. Si viaggerà veloce dunque, ma solo su fibra. Sulle strade del comprensorio invece occorre ancora prudenza e cautela tra gimcane e buche. È proprio un'Italia nel paradosso di due velocità.